Era la fatidica sera dell'8 aprile 1990, quando la TV cambiò per sempre. Oltre 34 milioni di spettatori americani rimasero incollati allo schermo per la loro prima incursione nella cittadina di Twin Peaks. Dal giorno dopo, una sola domanda cominciò a serpeggiare tra scuole, uffici e pareti domestiche, con una frequenza sempre più ossessiva: chi ha ucciso Laura Palmer? Approdata in Italia il 9 gennaio 1991 sull'onda di una gigantesca eco mediatica, I segreti di Twin Peaks aveva segnato un punto di non ritorno. L'esperimento breve e coraggioso condotto da David Lynch e Mark Frost si sarebbe interrotto circa un anno più tardi, il 10 giugno 1991. Eppure, quel lasso di tempo è stato sufficiente a completare un capitolo indelebile nell'immaginario di almeno un paio di generazioni. Oggi, in occasione dei 30 anni portati benissimo del mitico I segreti di Twin Peaks, celebriamo la cervellotica creatura di David Lynch attraverso i suoi 10 elementi cult. L'intero show è imperniato sulla scomparsa di Laura Palmer, una delle ragazze più popolari di Twin Peaks, e ritratto simbolico dell'oscurità e della sofferenza, celato dietro l'immagine della tranquilla e serena fanciulla di provincia. Il ritrovamento del suo cadavere non è solo l'enigma dell'intera narrazione, ma si rivela essere il classico scoperchiamento del vaso di Pandora, dentro al quale sono nascoste tutte le perversioni e le ipocrisie di Twin Peaks. La morte di Laura scatena una serie di eventi che cambieranno per sempre le vite dei personaggi e della serie. E in qualche modo il fantasma di Laura aleggerà sempre sulle dinamiche dell'intera storia. Un pettirosso, due ciminiere, una segheria con dei pezzi di legno. Poi la strada provinciale con l'insegna Welcome to Twin Peaks. Ad accompagnare queste immagini, la malinconica e suggestiva Falling, creata dal maestro Angelo Badalamenti. Ci sono sigle che entrano nell'immaginario tanto quanto la serie stessa, e l'intro dei segreti di Twin Peaks è tra queste. Ad emozionare fino ai brividi tanto quanto la musica sono le parole di Badalamenti, che rievoca il momento della creazione del tema. Ci vollero 20 minuti al pianoforte e una frase di Lynch seduto lì accanto. Ok Angelo, adesso siamo seduti in un bosco buio e c'è un lieve vento che soffia tra gli alberi, e c'è la luna e qualche verso di animale in sottofondo, e puoi ascoltare il bubolato di un gufo. Una poesia assolutamente inarrivabile e un suono ancora disturbante. Nel corso della prima stagione, l'agente Dale Cooper viene affiancato a Twin Peaks per un breve periodo dal collega Albert Rosenfield, completamente diverso da lui. All'affabilità di quest'ultimo si contrappone la supponenza di Rosenfield. Dopo l'ennesimo scherno del collega alle autorità locali, Lynch mette in bocca a Cooper alcune parole che trasmettono perfettamente la natura di Twin Peaks. «Sono stato qui a Twin Peaks per poco tempo, ma in questo periodo ho visto decoro, ordine e dignità. L'omicidio non è un fatto ordinario. Qui, la morte di Laura Palmer ha profondamente scosso tutti». In queste parole di Cooper si legge l'immagine quieta e pacifica che trasmette Twin Peaks e la semplicità della sua comunità. Una scelta fondamentale, quella di Lynch nell'economia della serie. Proprio l'evento straordinario della morte di Laura ribalterà l'ordine delle cose, rivelando come le crudeltà dell'essere umano alberghino anche nella più tranquilla vita di provincia. Uno dei fattori determinanti nell'ascesa dei segreti di Twin Peaks si è rivelato essere il mix di generi che lo show di Lynch assembla nel corso delle puntate. Fino a quel momento nessuna serie televisiva aveva mescolato al suo interno tratti stilistici da soap opera per poi sfociare nel noir, ispirandosi a film e musiche degli anni 40 e 50, arrivando persino agli scenari spaventosi dell'horror e al fantasy sovrannaturale. I segreti di Twin Peaks segna un'innovazione nelle scenografie, nella natura grottesca di alcune sequenze e nelle caratteristiche degli stessi personaggi. Le scelte del casting includono volutamente star degli anni 60 e numerosi sono i riferimenti e le citazioni, soprattutto visive, che lo show propone. Senza dimenticare il gioco metanarrativo della soap che guarda la soap. Molti abitanti di Twin Peaks, infatti, sono appassionati della serie Invito all'amore. Nonostante Laura Palmer sia il perno dello show, il protagonista è l'agente federale Dale Cooper. David Lynch ha raccontato più volte che il personaggio è stato creato su misura per Kyle MacLachlan, a sua volta una vera e propria creatura cinematografica di Lynch, che lo fece debuttare in Dune e lo volle protagonista di uno dei suoi film fondamentali, come Velluto Blu. Dale Cooper è un giovane agente dell'FBI, abituato a registrare ogni minimo dettaglio della sua giornata, rivolgendosi sempre ad una misteriosa interlocutrice. Dal buon cuore, risoluto e dotato di una particolare ironia, nonché integerrimo e dedito alla meditazione spirituale, Cooper è l'eroe perfetto con il quale il male di Twin Peaks è costretto a fare i conti.
La prima sequenza dei segreti di Twin Peaks mostra una peculiarità ricorrente nella serie. Il volto della proprietaria della segheria, Josie Packard, riflesso allo specchio, svelando una dualità insita nella natura stessa dello show. In realtà, sin dalla sigla Lynch invita lo spettatore a non sottovalutare questo aspetto, la doppia cascata che si unisce, così come le coppie di anatre nel lago. E d'altro canto, molti dei personaggi della serie celano in qualche modo la loro identità e le loro reali intenzioni. Il cinema di Lynch ha affrontato il tema del doppio in diverse occasioni e Twin Peaks non è da meno. I segreti, i misteri e i sotterfugi dello show sono la riprova di quanto luce e oscurità siano intrinseche nell'anima della serie e nella poetica di un cineasta del calibro di David Lynch. Solo Twin Peaks può alternare sequenze nelle quali dominano primi piani melensi da teleromanzo a scene dove si palesano improvvisamente spaventose entità demoniache. La trama della serie si evolve fino alla scoperta della reale natura di questa entità, denominata Killer Bob, forse uno dei traumi infantili di un'intera generazione. La malvagità di Bob si cela dietro alcuni degli eventi più tragici della serie, e nonostante l'importanza di Bob sia speculare a quella di Laura Palmer, è noto come la sua genesi sia del tutto casuale. A interpretarlo è l'arredatore Frank Silva, che un'intuizione improvvisa di Lynch durante la preparazione di un set lo elesse a nemesi principale dello show. I segreti di Twin Peaks è cosparsa di numerosi dettagli bizzarri, ma uno dei più iconici è la presenza di sfilze di ciambelle, anche in occasioni insolite o del tutto fuori luogo, se relazionate al contesto e all'atmosfera di determinate sequenze. La serie mostra varie volte la sala degli interrogatori con il tavolo pieno di dolciumi e non delle solite scartoffie da stazione di polizia. Inoltre, i personaggi fanno sempre tappa fissa alla tavola calda di Norma Jennings, alla quale Dale Cooper si affeziona particolarmente, ordinando spesso una o più fette di torta con il gelato. Ricorrenti sono inoltre le citazioni di Cooper che riguardano il consumo di caffeina e in generale il suo morboso attaccamento al caffè, perché non si può iniziare la giornata senza una dannata tazza di buon caffè. Il cinema di David Lynch è costituito da numerosi elementi di turbamento e inquietudine. Così come per altri registi visionari ed eccentrici, le sue opere hanno trovato grande ispirazione in un capolavoro del 1932, ovvero Freaks, al fine di conferire forma e corpo alle proprie fantasie e ai propri labirintici percorsi mentali. Ecco perché dalla deformità di John Merrick di The Elephant Man alle turbe mentali di Rita in Mulholland Drive, Lynch conferisce ai suoi personaggi un'estetica stravagante, connessa a delle nevrosi o a delle angosce che alle volte si manifestano nelle loro menti in maniera ambigua, fra sogno e realtà. E Twin Peaks, ovviamente, non può fare a meno di offrire un campionario di personaggi grotteschi e strambi. In particolare, tra i più rappresentativi, ritroviamo volti iconici come il nano della Loggia Nera, che accoglie per la prima volta Dale Cooper insieme a Laura Palmer, il gigante che appare nella stanza dell'hotel e parla per enigmi, e ovviamente anche Mike, l'ex socio di Bob ora redento e senza un braccio. Il luogo misterioso per eccellenza di Twin Peaks, dove il rapporto causa-effetto si annulla e il tempo scorre in maniera differente rispetto al mondo reale. Ambiente inquietante, suggestivo ma per certi versi inspiegabile al genere umano, la Loggia Nera, che si propone come una sorta di limbo tra la vita e la morte, comprende la Red Room dall'aspetto di una sala d'attesa. Qui Dale Cooper si ritrova per la prima volta in un sogno, nel quale fa la conoscenza del nano e di una donna bellissima e identica a Laura Palmer. La Loggia Nera si profila come il nucleo enigmatico, oscuro e occulto per gli spettatori e viene spesso associata a tradizioni mitologiche popolari. Anche in questo caso la dualità si cela dietro al significato della Loggia Nera, nella quale vi si ritroverebbe il cuore del male, che si dice abbia divorato la sua controparte bianca. Simbolo per eccellenza dell'indecifrabilità della mente di David Lynch, la Loggia Nera si identifica nella frase che l'ha resa celebre. Nell'oscurità di un futuro passato, il mago desidera vedere. Un uomo canta una canzone. Tra questo mondo e l'altro, fuoco cammina con me. E voi che ricordo avete di Twin Peaks? E secondo voi quali sono gli elementi che lo hanno reso un cult? Fatecelo sapere nei commenti.